Oggi partecipiamo all'udienza preliminare del processo Chernobyl che è un'occasione significativa per conoscere la verità sugli sversamenti di rifiuti tossici nel biennio 2006-2007. D'altronde questa questione è stata oggetto di un approfondimento significativo, almeno ai primordi della vicenda da parte degli organi di stampa, ma è purtroppo caduta in silenzio. L'attivismo di Diano in Piena, io sono un semplice militante, ha portato a riscoprire sicuramente una questione che era stata dimenticata e che ovviamente necessita di un impegno costante da parte della comunità del Vallo di Diano e delle amministrazioni. Un aspetto che è venuto fuori in maniera molto decisa perché molti comuni hanno deciso di costituirsi parte civile, ad essi si è aggiunta anche la comunità montana, e questo è un elemento che testimonia la sensibilità verso una questione del genere. Il tema ambientale acquista evidentemente a sud di Salerno e più in generale in Campania un rilievo particolare, non fosse altro che per la questione della terra dei fuochi, ma non è giusto e non è corretto un accostamento con la vicenda di Diano in Piena, non solo perché appartiene a un filone processuale diverso, ma anche perché ci si aspetta evidentemente e legittimamente che la nostra comunità possa dare delle risposte cercando evidentemente di ritrovare quell'impegno e quella partecipazione che in alcune manifestazioni sono venuti fuori. Penso all'evento tenuto sede della Lucana il 7 gennaio a cui hanno partecipato più di 350 persone e che rappresenta davvero una risposta significativa. Un passo ulteriore sarà ovviamente lo svolgimento del processo una volta terminata l'udienza preliminare, che dovrà stabilire quali saranno evidentemente gli imputati per giungere a conoscenza della verità. Obiettivo necessario una volta di più per provare a far risaltare anche a livello regionale una questione che è stata per troppo tempo dimenticata.